abbiamo un amico, Mario Chiavalin, lui è un noto regista. Siamo stati, tra l'altro abbiamo fatto uno speciale con lui sul Buffardello. Sì, mi ricordo, mi hai fatto due interviste con la mica comune Giovanna, vero? Esatto, con la mitica Giovanna. Salutiamo. Che salutiamo. Ciao Giovanna. Allora Mario, so che c'hai in progetto un altro film. Allora, non è un progetto, ma l'ho consegnato a Venezia ieri e speriamo che ci mettano in nomination, che è praticamente il film, si intitola La Loggia Occulta, Democrazia a Rischio, che è praticamente la storia d'Italia dal dopoguerra fino agli anni 90, quindi con la P2, Gladio e tutte le... Abbiamo testimoni importanti quale Ghirardo Colombo, il giudice Turone, il giudice Luca Palamara, lo storico Scognamiglio, insomma una parterre importante di testimoni che racconteranno quello che è stato, tra l'altro, il periodo della nostra gioventù, giusto Andrea? Assolutamente sì, perciò un film d'inchiesta, diciamo. Bravo, sì. No, più che d'inchiesta, è conoscitivo. E i compagni dei premiati della radio, chi non li ha riconosciuti? Lei, Regina, che ha appena cantato Kill Me Soft. Oh, yeah, buonasera a tutti. Camona bifona bistrona. E lui Fernando Proce, procediamo. Procediamo, procediamo. Buonasera a tutti, buongiorno, buon pomeriggio, qualunque momento stiate vedendo questo intervento. Spero di trovarvi in buona forma e che la salute vi assista. Ma perché litigate sempre nel programma? Assolutamente no. Io vi ascolto. Siamo una famiglia laddove c'è la sorella, c'è la zia, cioè, hai capito? Quindi quello che accade, quisquilie direbbe Totò. La spontaneità. Quisquilia. Lui quisquilia sempre. No, no. Lui quisquilia troppo. Procediamo. Vabbè, un grande piacere, onore avere con noi il mitico, l'unico Marco Camisari Calzolari. L'ho detto giusto? Sì, giusto. Cosa devo dire? Tu fammi una domanda, io provo a rispondere. Intanto hai preso un premio questa sera. Sono molto orgoglioso. Grazie ad Antonio Ricci per avermi permesso, insomma, di andare a fare questa esperienza, che è cercare di arrivare alle persone con un tema complesso, ma in prima serata attraverso milioni di persone. Per cui, insomma, diciamo che forse ci siamo riusciti, ormai sono forse 6-7 anni che ci abbiamo provato. Sono già passati 6-7 anni. Secondo me. Caspita, veramente. L'avete riconosciuta tutti, lei. Ci conosciamo da tanti anni, Claudia Peroni, la donna dei box. Eh sì, però a questo punto anche la donna di E-Planet, della sostenibilità, ti devo dire che è diventata la mia passione, non è più un piano B, è un piano A. Importantissima, no? Soprattutto per questo millennium, perché vediamo che la Terra oramai è messa un po' male, no? Quindi Roberta Cazzaniga e Lorenzo Farnetti, regista e produttore di E-Planet, e magari spetta loro dire quel qualcosa in più. Assolutamente sì. Allora, regia, cosa vuol dire? Allora, vuol dire riuscire a raccontare alle persone a casa in maniera semplice, con parole semplici, quello che tutti a casa possono fare, quel pizzico in più per aiutare il mondo a migliorare. Lorenzo, tu ovviamente produttore, hai creduto in questo progetto, credi in un mondo sostenibile? Questo assolutamente, soprattutto l'azienda ha creduto Mediaset in questo progetto. Siamo una piccola squadra, però facciamo un grande prodotto, sono ormai 200 puntate che andiamo in onda, tutte le domeniche su Italia 1, dunque una rete importante. È un messaggio che cerchiamo di lanciare a tutti gli italiani sulla problematica della sostenibilità dell'inquinamento e devo dire che abbiamo grandi soddisfazioni e siamo molto contenti del prodotto che facciamo. E dalla Villa Renoir di Milano è tutto per TG Beach, Andrea Evans.